Ciao ragazzi, buonasera, benvenuti alla botteguccia dei sigilli, consueta, insomma, consueto appuntamento del giovedì dal Teo Crackaparte. Questa sera abbiamo un amico speciale, un amico nuovo che ho conosciuto, insomma, che adesso vi presenterò perché anche la puntata sarà speciale da tanti punti di vista, nel senso che parleremo di tempo. Di assenza del tempo, di eternità, di cicli cosmici, daremo praticamente forma e substrato in parte, ma non solo, ovviamente, a quello che io vi presenterò nelle prossime puntate, riguardo ai contenuti di Miguel Serrano, una rilettura di quelli che sono, insomma, i cicli cosmici per evitare anche fraintendimenti e luoghi comuni, ma soprattutto parleremo con questo amico che insomma è un ricercatore e insomma scrive anche articoli in relazione a contenuti di spiritualità, filosofia e ricerca in generale religiosa e non solo applicata al tempo in generale e applicata alla vita di tutti i giorni. A questo punto, dopo questa introduzione, questa sera è tempo, non tempo, eternità e dintorni, direi, e abbiamo con noi il nuovo amico della botteguccia, Francesco Centineo. Eccolo qua. Ciao Francesco, buonasera. Ciao Teo e ciao a tutti voi che seguite il canale. Oh. Grazie della disponibilità. Grazie mille a te, insomma. Allora, io direi che ti lascerei andare tranquillamente con i contenuti, perché partirei da una definizione del concetto di tempo in generale, che è probabilmente dei concetti, dei simbolismi più difficili, più discussi, ma più difficili della storia della coscienza umana. Allora, partiamo da un fatto. Tutti noi siamo soggetti a due dimensioni, cosmiche, che sono quelle dello spazio-tempo, quindi è una sola dimensione, no? In cui noi viviamo, quella dell'universo, che poi è fatta da tre dimensioni che sono spaziali e una che è quella temporale, giusto? E possiamo partire da un fatto. Noi siamo abituati a parlare di spazio-tempo, giusto? Sì, in generale, sì. Che noi parliamo invece di tempo-spazio da oggi, perché Ah. l'unità viene prima della molteplicità. Non potrebbero mai tre spazi creare un tempo, dovrebbe essere il tempo a creare gli spazi. Alla stessa maniera possiamo vedere come è il sole battendo che crea l'energia, ma soprattutto è il sole che curvando lo spazio crea il suo tempo e crea il suo spazio, che altrimenti sarebbe spazio inerte. I pianeti curvano a loro volta lo spazio perché sono corpi perfetti, sono corpi celesti. Sì. Corpi celesti sono gli esseri viventi. Il vero essere che ha logos nel microcosmo solare è il Sole, che col suo tempo battendo e con la sua luce dà energia, vita e modo al sistema solare di esistere. E Ok. questo è il concetto predominante che dà vita a che cos'è un principio creatore e che cos'è invece il creato. Il principio creatore è indipendente da ciò che crea, è il motore immobile di Aristotele. Ok. E quello è il tempo assoluto, Ok. l'eterno, presente, sempre a sé, immutabile, che è indipendente da tutto, ma da cui tutto dipende. Il principio del tempo assoluto è quello che il tempo assoluto crea il tempo del divenire cosmico. Quindi il tempo assoluto crea il tempo relativo, che è quello del divenire cosmico. L'eternità è oltre il ciclo cosmico. C'è il microcosmo, che siamo noi, il nostro corpo o il sistema solare, no? C'è il macrocosmo, che è l'universo, e oltre c'è il Padre Creatore, l'essere supremo. E l'essere supremo è il tempo. Ma come lo possiamo definire in maniera scientifica? Allora, cosa dice la Upanishad? Dice dal tempo, quindi stiamo parlando di induismo,
Infatti, vai sempre a, perché considera che i nostri amici potrebbero. Esatto. E parliamo allora del Rig Veda. Il Rig Veda è il primo testo sacro della popolazione indoeuropea che si è inserita in India. Ok? Civiltà indoeuropea è nata in India con i Brahmani. Il Brahmanesimo è stata la prima religione del popolo indoeuropeo che si è innestato conquistando l'India più o meno 4.000 anni fa, 5.000 anni fa, giusto nel 3.000 avanti Cristo. E il Rig Veda è il primo testo in assoluto della dottrina che viene riconosciuto da tutti gli gnostici come testo sacro. Okay. Per gli gnostici i testi sacri dicono tutti la stessa cosa. Ok? Cioè, i testi sacri del buddismo, i testi sacri dell'induismo, i testi sacri dell'islam, anche i testi sacri dell'ebraismo, del cristianesimo, hanno tutti una parte di verità che è unità unica a se stessa. Allora, questo testo dice: dal tempo provengono tutti gli esseri, attraverso il tempo essi procedono verso la loro piena crescita e nel tempo ancora tramontano. Il tempo è sia con forma murti che senza forma. Ok, quindi c'è un tempo che lo possiamo chiamare il Brahman intemporale, che ha il simbolo della natura, il lampo istantaneo, il fulgore, l'occhio di Shiva, l'occhio di Medusa che pietrifica la realtà, non so come... Che teoricamente è universale e increato fondamentalmente, è ciò che è creato e crea, perché come spiega Genon, la possibilità è l'esistenza e tutto ciò che è possibile si manifesta. Ok. Ma ciò che è oltre è la potenzialità che deve rimanere in latenza, perché se non avesse altre possibilità oltre quello che è, non sarebbe altro. Ok, esatto. Okay. E il tempo è Dio, non è nient'altro. Il tempo è, come dicono i greci, cioè Aion, che genera Cronos. E Cronos è il padre di tutti gli dèi. Gli dèi sono i teoi, che sono i corpi celesti, il sole, i pianeti. Cioè, è una questione proprio di metafisica. Questo è già qualcosa di interessante, perché in alcune visioni Cronos viene visto come uno degli dèi che si assoggetta praticamente alla creazione del Demiurgo e diventa praticamente volontà parziale del Demiurgo, mentre tu ci stai dicendo che in questo caso è il tempo a essere la divinità, sostanzialmente. La divinità a cui sono soggetti tutti i teori, ma poi Cronos è soggetto a Aura o Asura. Asura è Urano. Ok. Che è il titano, che è il padre di tutti gli dèi, che è quello che viene prima di caos e cosmos. È il principio ultimo che per gli gnostici è la luce tenebrosa, ovvero quel principio che poi genera i due principi, cielo e terra, yin e yang. Yang è il padre, l'essere celeste. Okay. Ha il principio creativo alla terra. La terra è il mondo di sotto, l'acqua primordiale, praktiri e purusha. In mezzo c'è praia prati, l'uomo universale, che è il mondo di mezzo. L'uomo universale rappresenta il cosmo. È Urano che quando si smembra crea Cronos, e poi Cronos che è il padre degli dèi. Prima vengono i titani, poi vengono gli dèi. Okay. Natura fisica, natura celeste. Non so se sono chiaro. Sì, adesso gli amici che troveranno delle questioni da approfondire, eccetera, li avremo sotto in chat e ci staranno dicendo, insomma, quello che pensano, se hanno da porre delle domande. Io pian piano, ovviamente, insomma, collaborerò in chat e vedremo di esaudire le loro domande. Però già è interessante questa questione del fatto che, insomma, la definizione in generale del tempo come il principio cardine, universale e creatore, insomma, stiamo andando a sbattere, magari correggimi se sbaglio, immediatamente con qualsiasi visione anche quantistica, o meglio, con il modo in cui ci viene raccontata la visione quantistica dell'universo, perché qui non stiamo parlando in realtà di divinità, stiamo parlando di scienza. Sì. C'è un moto qualitativo che muove tutto quello che è quantitativo. Questo atomo unico e scindibile è quello di cui ci parlava anche Aristotele, Parmenide,
di cui ci parla Maometto, per dire adesso vi spiego una cosa, posso spiegarvi una cosa? Certo, sei qua apposta. Guardaci dritto se riesci, Francesco, che lo so che hai lo schermo leggermente di lato, ma guardaci dritto se riesci. Scusami, esatto. scusate, no, perché mi viene da guardare a Teo nello schermo dal lato, che non sono molto abituato allo schermo. Vai tranquillo. Lo scrivo. Allora, per l'Islam Dio è il tempo. Ok. Ma che è successo? Succede che per gli arabi c'erano due calendari, uno solare e uno lunare. Il lunare sfasava e veniva corretto ogni tot anni, no? Per essere rimesso in coincidenza a quello solare. Ma Maometto poi è arrivato e ha spiegato che mentre il calendario solare giustamente gli dava il tempo cronologico del divenire cosmico, era importante che loro mantenessero il calendario lunare separato, perché il calendario lunare sfasando rappresentava proprio quello, la pura impossibilità. Ok. Anche noi abbiamo l'anno bisestile. Cioè, Dio si manifesta la sua perfezione proprio in queste molteplici imperfezioni, ed è per quello che il calendario lunare serve a far comprendere a livello concetto metafisico che ci sono due tempi, c'è un tempo cronologico e c'è un tempo che di per sé, essendo sempre immutabile e fine a se stesso, il tempo atomico, sì, in un istante si può manifestare nella pura impossibilità, che può essere un bisestile, come può essere la fine di un ciclo cosmico, in cui c'è il ribaltamento, oppure il diluvio universale, quando c'è il ribaltamento dei poli che si invertono. Sì, stiamo parlando di due calendari, di un calendario praticamente universale, non creato, increato, e poi di una serie di calendari possibili differenti, insomma. Sì, ma più che altro stiamo parlando del fatto che c'è un calendario che è oggettivamente cronologico ed è quello ed è storico. Ok. No? Sì. E però stiamo dicendo anche che oltre questo c'è altro. Ok. C'è qualcosa che crea questo. E per quello poi ci sono queste piccole imperfezioni, no? Tipo il ciclo lunare che va riaggiustato, che sono come dei messaggi di Dio che simbolicamente ci sta dicendo, capite? Lo dovreste riaggiustare perché io sono molto di più, posso fare altro, non so come spiegarmi. Cioè Dio si manifesta, una ierofania, una cratofania sono le manifestazioni di Dio. Per l'uomo tutto è simbolico, certi concetti hanno dato la possibilità alla società di svilupparsi. Questi grandi sceicchi che hanno abbracciato l'Islam, ma erano sceicchi potentissimi, non avrebbero dovuto abbracciare l'Islam, eppure Maometto è arrivato, e mica con la forza della spada. L'Islam si è profuso dalle colline del Pakistan, da dove provenivano gli indoariani, popoli dell'Ascia, sì, della civiltà iperborea, della tradizione primordiale, di quella di cui abbiamo parlato, no? Sì. Che è, ma si è diffuso anche in Iran, quindi Asura come aura degli iraniani era Asura degli indiani, e tutte queste civiltà hanno abbracciato l'Islam. L'Islam si è diffuso dove c'era una volta il buddismo, in Indonesia. Cioè l'Islam è penetrato perché i grandi ricchi hanno abbracciato l'Islam, ma mica gliel'ha imposto nessuno. Si è diffusa una verità, perché Maometto ha portato delle verità a livello scientifico che ha fatto comprendere ai mesopotami qual era il vero senso di quei calendari, perché i mesopotami li avevano smarrito. Ok. Si stavano andando verso il panteismo, verso un naturalismo, non capivano più che c'è un principio celeste che trascende la materia, che è indipendente. Okay. E quello è il concetto anche dell'istante. Cioè noi Dio possiamo capire, ti faccio un esempio del buddismo, di come la declina questa cosa, perché lo so che può essere complicato, però in realtà credo che sia semplice, però magari poi è una mia idea e non riesco a essere sintetico per il tuo pubblico, scusami. Devo segnare. Ah, vabbè. Allora, come è stato detto questo è Buddha, eh? Come è stato detto, nel pensiero istante passato uno visse, nel pensiero istante futuro uno vivrà, nel pensiero istante presente uno vive. Ok. E poi dice: il tempo è passato, futuro o presente? Sì.
sopraggiunto, il presente ha tre sensi: quello dell'istante, kana, nel quale si incontrano il sorgere, la stasi, la rottura, unità, trinità. È sempre la stessa storia, capite? Cioè, non so come spiegarmi, è molto semplice. Cioè, noi possiamo cogliere questo istante che è l'eterno presente, ma se no il presente non esiste. Che cos'è il presente? Dov'è? Ecco, questo è effettivamente, credo che sia un discorso importante, perché nel momento in cui andiamo a parlare di tempo e andiamo a parlare anche della sua presenza increata e universale, è chiaro che una delle domande fondamentali che viene sul tempo, indipendentemente dalla sua condizione di controllo della creazione o di consistenza della divinità, effettivamente è capire come può essere interpretato il presente, il passato e il futuro, effettivamente, che valore hanno. Il presente possiamo definirla quell'essenza di per sé, sempre immutabile, che dà vita all'esistenza. Noi siamo l'esistenza e l'essenza ci dà una vita, ma una vita deve essere, un'essenza deve trascendere l'esistenza, se no esaurirebbe le sue possibilità nell'esistenza. Una volta che l'esistenza finisce, morirebbe anche lei. L'esistenza è soggetta a vita e morte, che poi sia una vita individuale o di un ciclo cosmico non conta, ma l'essenza rimane sempre immutabile a sé. Quando l'universo si riassorbe perché finisce il Big Bang e riesplode, okay, prima si manifesta, dopodiché ci sono i buchi neri che si riassorbono. Quando si riassorbe tutto, perché il ciclo di tutti i corpi celesti è finito, dovrà riesplodere, e se no che fa? Rimane là. Quindi tu sei d'accordo col fatto, diciamo, anche l'interpretazione scientifica abbastanza diffusa in questo momento, che l'universo sia in espansione, probabilmente accelerata, ma poi tornerà praticamente a essere riassorbito dai buchi neri che si manifestano per poter generare una nuova creazione? Ma non è che lo fanno, perché è una cosa che è per forza così. Cioè, quando una cosa si espande perché ha fatto un botto, sì, poi deve finire. Tutti i corpi celesti, che sono quella scintilla iniziale che si propaga, che ha miliardi di anni di vita per ogni corpo celeste che è acceso nel mondo, ogni corpo celeste si deve spengere. Ogni volta che un corpo celeste si spenge, lo spazio si riassorbe, perché è spazio inerte, torna indietro. È come... Ok, un respiro. Cioè, è per quello si dice che è un respiro dello spirito anche. Ok, no? Ok. E quindi il tempo è pura essenza, ed essenza della creazione, respira in questa maniera indipendentemente dalla dimensione, insomma, degli esseri che vengono, che si cristallizzano, o dei corpi celesti che si cristallizzano. Allora, oltre tutti i mondi, che sono tutti i mondi, che sono i vari mondi che comprendono l'universo, che poi dovrebbe essere fatto di vari mondi, che, attenzione, per la tradizione primordiale parliamo che l'unico mondo soggetto alle condizioni di spazio-tempo è il nostro, gli altri sono altri stati di coscienza, e sono i mondi angelici e infernali, che esistono per davvero. Ok, no, quando tu stai parlando di mondo, stai parlando del mondo inteso come l'universo a cui appartiene la Terra, o stai parlando di Terra e basta nella materialità? No, io sto parlando dell'universo, che è composto da tre principi. Il principio finale è quello del nostro mondo che noi vediamo, che è quello del cosmo nostro, ma poi ci sono altri cosmi che però sono soggetti a altre dimensioni che non sono né spazio né tempo. Ok. Ni degli angeli e dei demoni. E non c'è compenetrazione tra questi mondi? O se c'è, come può esserci? Certo, c'è compenetrazione, ma la possiamo effettuare noi tramite la nostra stato di coscienza. Ok. Dice l'agnosi e tutti gli iniziati, poi io non so nessuno, io non posso collegare, io non posso avere nessun influsso spirituale, io so solo che queste cose sono le cose che tutti quelli della tradizione primordiale sostengono. Quindi riporto il loro pensiero, i loro studi, e vi dico che Genon sostiene proprio questo. Quindi che non nei suoi lavori sosteneva che noi saremmo scaduti nel regno della quantità, che era ovvero l'inferno in terra, perché l'uomo sarebbe tornato, cioè chiudendo il contatto con il divino attraverso le cose molto fisiche, quale l'elettricità di notte, quale lo smog, l'inquinamento, tutta una cosa, e anche rinnegando Dio ovviamente a livello di pensiero col razionalismo. Poi saremmo scaduti nell'irrazionalismo, che ci avrebbe trasformato che ci avrebbe trascinato alla fine del Kali Yuga in un inferno in terra.
Ok, okay. Del basso astrale, tutte le derive neospiritualiste, tutte quelle sette americane impazzite, dove poi ci sono Charles Manson, o tutte quelle, sono proprio frutto di questa roba del basso astrale. Lui accusa queste sette neognostiche, anche i teosofisti accusa, Genon ce l'ha con tutti, per lui gli unici gnostici sono quelli che aderiscono alle ortodossie. Ok. Ortodossia induista, islamista, buddista, cristiana, ebraica, poco importa, ma che rispettano la loro civiltà e rispettano la loro, la dottrina su cui la loro società e civiltà si è fondata per millenni, perché se le civiltà sono durate per millenni, perché non è segno che quelle dottrine sono verità, declinate ognuno alla sua maniera, ma che tutte dicono la stessa cosa, Dio è tempo, il tempo è Dio, c'è qualcosa di molto oltre quello che noi possiamo soltanto concepire, dobbiamo ricordarci che siamo figli di Dio. Ok, all'interno della gnosi abbiamo questa parola che spesso viene utilizzata e che utilizzerò anch'io in altre puntate, eccetera. Questo alcune volte viene considerata la manifestazione di un archetipo, altre volte viene manifestata, viene rappresentata come una forza che si oppone all'universo, alla volontà spirituale increata che si chiama Demiurgo. Ci vorresti dare una definizione e che tipo di ruolo ha, insomma, all'interno del tempo dell'universo? Se è in contrapposizione, se è parte della creazione, che cosa può essere? Allora il Demiurgo è, allora abbiamo spiegato che ci sono vari mondi, no? L'essere supremo, il principio ultimo, è quello che crea tutti i mondi. Okay. Il nostro mondo, il nostro cosmo, ha un principio creatore che è il demiurgo, che è soggetto all'altro principio. Un principio genera altri principi. Tutti i principi creati sono i demiurghi dei vari mondi. Avete presente la sfera di Loto, del buddismo? Okay. La sfera di tutti i mondi che si incrociano. Sì, c'è un certo. Principio dell'ultimo. Che poi se tu sfuochi la vista può finire al centro, perché è come un po' l'Axis Mundi, sì. È il principio dei mondi che collega gli altri mondi, quindi quello è il vero principio, ma tutti gli altri buchi, gli altri punti neri sono altri principi, che sono i principi creatori creati dal principio ultimo. Quindi il Demiurgo non è nulla di... è il principio che genera le nostre leggi, lo spazio e il tempo. Ah, ok, perfetto, questa era la definizione che... Con le gnostiche o gnosticiste di derivazione giudaico-cristiana, non c'entra niente il manicheismo, poi se volete approfondiamo, prendiamo il dizionario di storia delle religioni, ma solo quelle poche sette, valentiniani e altri, sono poche sette, hanno creato questo movimento in cui si è creata questa allegoria di contrasti molto forte, forse per spiegare o forse perché si è venuto a creare un'incomprensione. Questa cosa va capita, perché loro... Adesso sul dizionario delle religioni c'è scritto che a quanto pare è solo un'allegoria, però invece Mircea Eliade, che è uno storico delle religioni, o anche Gedon, sostiene che la Kabbalah ha dei problemi rispetto alle conoscenze. C'è qualche errore nella Kabbalah rispetto al sapere esoterico ebraico, c'è qualcosa che non quadra e va messo a posto. Esattamente come in quello dell'esoterismo cristiano, che infatti è morto, perché poi non si è entrato in contrasto con la Chiesa, c'erano delle cose che non andavano secondo Gedon. Quindi quello va approfondito, però la vera gnosi sa benissimo cosa sono i demiurghi. Poi qualche setta nel tempo è degenerata e non ha più ottenuto il punto. Questa è la cosa però è un argomento un po' complesso da spiegare, quello degli arconti, degli eoni, del demiurgo cattivo Shaldabaoth, cioè dovremmo farla proprio in maniera seria, perché è molto complicato. Io adesso non sono preparato Non c'è problema. Però vai. No, però sì, c'è qualcosa che di sbagliato in certe concezioni. Perché quello che... C'è qualche setta che non ha capito troppo, diciamo. Ci sono scrittori o addirittura interpretazioni delle principali religioni mondiali che addirittura arrivano a identificare immediatamente, utilizzando termini della gnosi, il demiurgo come un dio cattivo che si oppone alla creazione generale. Cioè, io ti faccio un esempio, qualcuno è andato a sovrapporre addirittura alla visione del mondo tolkieniana
del mondo di Arda, del Signore degli Anelli, eccetera, e è andato a identificare Melkor, il principio che canta in controtendenza rispetto al canto originale di Ilúvatar, il creatore, come praticamente una rappresentazione anche lì del Demiurgo, o in alcuni casi come una rappresentazione di Satana nelle varie religioni del Demiurgo. È per questo che io ti ho fatto questa domanda. Ma è sbagliato, sono interpretazioni che sono fallaci, perché noi possiamo interpretare anche il creatore, il Demiurgo, come Maya. Interpretiamolo come Maya. Il velo, il famoso velo, che poi non è un velo. Allora spieghiamo attraverso le parole di un maestro che è di padre bengalese, di madre nobile inglese, nato in India, vissuto in India, però insomma che conosce l'Occidente. E lui nel suo saggio, Ananda Kumaraswamy, che è stato anche un grande storico dell'arte. Aspetta che ti metto in primo piano, così lo vediamo. Eccolo qua, Ananda e Kumaraswamy, eccolo qua, induismo e buddismo. È uno studioso di fama, insomma. Lui scrive a proposito di questa cosa. Si potrebbe, a proposito dell'induismo, scrive: il karma non è il fato, se non nel significato ortodosso di carattere e destino che sono propri delle creature. Ok. E se ben compreso determina la loro vocazione, che Maya non è l'illusione, ma piuttosto la misura materna e il mezzo necessario al manifestarsi in un mondo quantitativo, in questo senso materiale e di apparenze. Ok. Che serve al soggetto per mantenere centralità. Noi siamo soggetti, noi dobbiamo vivere in questo tempo, nel divenire cosmico, dopodiché possiamo esperire tramite degli stati di coscienza, attraverso la meditazione, che cos'è l'eternità. Ma noi non dobbiamo vivere nell'estasi, perché noi diventiamo dei matti. Quindi c'è chi magari è portato a meditare, a fare vita monastica come i monaci buddisti, che quindi tutta la vita prega di trovare Dio, però poi quando abbiamo trovato Dio dobbiamo tornare tra gli uomini. Ecco, questo è molto interessante, perché effettivamente in alcune delle visioni più appetibili da parte dell'Occidente, del buddismo, in particolare viene spiegata come dottrina del Buddha, di Gautama Buddha, la necessità di riconoscere contemporaneamente l'interdipendenza dei fenomeni e la vacuità dei fenomeni stessi. Sostanzialmente la meditazione aiuterebbe a capire queste due cose, che vengono rappresentate come una spiegazione dell'essere e del non essere. Tutti sono interdipendenti e non sono che cosa? Non sono praticamente permanenti. Praticamente, teoricamente, la meditazione viene spiegata come la possibilità di allontanarsi dalla precipitazione del quantitativo, se si può interpretare da questo punto di vista. Cosa ne pensi? Sì, ma deve essere solo un modo per comprendere. Allora ti spiego, il buddismo nasce perché quando è la religione che viene dalla Upanishad. La Upanishad sono i testi che sono stati scritti dalla casta dei Katsriya. I monaci sono i monaci guerrieri, sono gli eremiti, sono quelli che hanno bisogno di ascendere, cioè di distaccarsi dalla mondanità per intraprendere un percorso spirituale in solitudine. Quindi il buddismo si innerva sulle popolazioni tibetane, sulle popolazioni di montagna, dove ci sono molti di questi popoli, e praticamente quindi è una dottrina che enfatizza molto il concetto della vacuità del mondo materiale, perché come San Francesco, un ricco ha bisogno di spogliarsi dei suoi veri, e di distacco dal mondo. Quindi è una religione ascetica, per cui è una religione anche che fa molto, è una religione anche molto però di una ricerca spirituale individualistica, quindi risponde molto ai criteri dell'Occidente, piace molto. Ma invece noi siamo fatti per essere cristiani. Poi c'è stato nel cristianesimo, al massimo greco-romano. Insomma, il buddismo, lasciamolo ai buddisti. Secondo me ognuno deve avere la sua civiltà. E secondo me il buddismo si è innestato, almeno che non da questa spiegazione, l'induismo non si sarebbe mai innervato in quei posti, perché il brahmanesimo e l'induismo è una religione socialista.
cioè si parla di comunitarismo, di corporativismo. I bramani sono i filosofi come l'Aristotele della polis che decidono come organizzare la società e non governano temporalmente perché governa il Signore, ma consigliano il Signore, sono il vero centro, i veri governanti sono i filosofi, mentre i buddisti, il buddismo nasce con un principe indiano che si spoglia dei suoi veri, rifiuta la famiglia, lascia la moglie e parte alla ricerca di se stesso, e quindi è uno che rifiuta la società e parte una ricerca ascetica, un po' anche come un San Francesco. Quindi è una religione che, secondo Genon, ha permesso all'induismo di diffondersi in posti dove non si sarebbe diffusa. Anche Kumarasvami è d'accordo, ha scritto in questo libro che il buddismo e l'induismo sono la stessa cosa, quindi c'è una connessione per coloro che credono alla filosofia perennis, e niente. Il tempo è per tutti lo stesso, ma viene enfatizzato in maniera diversa. Per dire, gli islamici, Maometto ha insegnato che loro devono pregare sempre rivolgendosi alla Mecca, ma in ogni momento in cui pregano deve essere tramite quel principio di cui abbiamo parlato prima, tramite vari calcoli. Loro si posizionano sempre in maniera diversa, cioè chi ha scienza nell'Islam, ogni volta che pregherà rivolta alla Mecca, ma la posizione non sarà mai quella del giorno prima. Ok. Interessante questa cosa, non so se sono stato chiaro. Ma spiegaci meglio questa cosa qua, perché cambia posizione pur dovendosi teoricamente riferire a un punto geografico specifico? Proprio perché in ogni momento tutto cambia, perché Dio è sempre presente, in ogni istante si manifesta in maniera differente, quindi c'è tutta una tecnica per diciamo essere sempre rivolti alla Mecca, nonostante ci si sposti magari di una piccola gradazione, no? Ok, inteso quindi proprio come principio teologico, più che evidentemente come un punto nello spazio. Te lo posso spiegare forse un po' meglio. Allora, le cinque preghiere quotidiane debbono essere osservati in istante che variano di giorno in giorno, a seconda del corso del sole, rendendo così il tempo della preghiera sempre unico e ripetibile. Ah, ok. Quotidiana deve essere eseguita in un determinato lasso di tempo che varia, seppure di poco, ogni giorno, passato il quale essa cade in prescrizione. Ok. Il riferimento a cui si fa è abbastanza chiaro. Ok, spero che sia anche per i nostri amici che eventualmente ci diranno la loro. E dopo ho una domanda in realtà. Ah, scusami, volevo dirti, si fa in modo di scandire ogni istante, no? Come per segnarlo nell'Islam, no? Sì. Va a dire che ogni giorno è sempre diverso da sé, nonostante ci sia una connessione che è sempre presente a se stessa, che è quell'atomo unico e ripetibile da cui tutto dipende, perché questo punto è quello per... Cioè, allora vi spiego, il tempo che crea, per il tempo che crea non esiste passato e futuro, non esiste nessuna di queste dimensioni, sono le nostre dimensioni, spazio e tempo. Noi dobbiamo spiegare tutto, sì, spazio e tempo, perché siamo soggetti allo spazio e tempo, ma l'atomo non conosce solo un'estensione e un riassorbimento, che però sono continui, esistono sempre e si manifestano in continuazione. Siamo noi che crediamo che si sia passato e futuro, non esistono per l'essere passato e futuro, esistono per noi, che non siamo ancora eterni, ma siamo esseri viventi soggetti a vita e morte. Ok. Ma con l'immortalità, che è oltre. Ci sono vitalità e mortalità, che sono l'essere che si perpetua nel ciclo cosmico e l'essere che è caduco. E poi c'è l'essere immortale. Gli dei sono mortali, durano un ciclo cosmico. Ok. Domanda stupida. Perché l'essere... dovrebbe materializzarsi per conoscersi? Per conoscersi, noi siamo i suoi simboli. Noi okay. siamo i simboli dell'essere, ma l'essere è il non essere, in realtà è oltre, è il principio della luce tenebrosa, che poi genera i due principi metafisici, quelli poi si incontrano e generano il cosmo. Ok? Ok. Le due triadi, i due triangoli di Salomone. Sì. Ok. E quindi fondamentalmente prima di arrivare, perché poi il tempo scorre veloce, prima di arrivare, perché ti volevo chiedere ovviamente di farci una veloce rappresentazione o descrizione di quelli che sono, di quello che è un ciclo cosmico, le sue divisioni, eccetera.
Volevo chiederti, le culture che soprattutto nell'ultimo periodo, possiamo dire in quest'ultimo periodo che stiamo vivendo noi del Kali Yuga, quelle culture umane, politico-sociali, che stanno distruggendo l'idealismo e che stanno praticamente creando una impronta principalmente materialistica. Si stanno allontanando, stanno disconoscendo la loro parte dell'essere dentro di loro. Un po' l'obiettivo potrebbe essere quello. Non so se mi sono spiegato. Io credo più che altro che essendo alla fine di questo Kali Yuga del Mambatara, sia normale che le istruttrici siano in corso, che ci siano dei, come dire, dei riassorbimenti, li possiamo definire così. Ok. E quindi ci si abbassi sostanzialmente. Ci si abbassi di vibrazione, qualcuno potrebbe dire, viene usata questa parola. Ecco. Guarda, per Genon, ti ripeto, Genon spiegava in questo libro che quando noi chiudiamo il contatto con il divino, non possiamo però smettere di essere ciò che siamo, cioè essere votati a qualcosa che è oltre la materia. Noi siamo psicopompi, la nostra vera dimensione è quella mentale. E se non ci riconnettiamo a un principio trascendente, non viviamo per quel che è bello, buono e giusto, e poi scadiamo nel sadismo, scadiamo in uno stato subumano. È quello che c'è tanta droga, prostituzione, Ecco. iniquità, per cui c'è tanta violenza, perché quando si sfaldano i rapporti familiari, quando le persone non credono più a nulla, quando una società non ha più leggi, non ha più principi di verità in cui credere, quando tutto è relativo o è soggetto alla scienza. Che si basa sul principio di falsificabilità. Una teoria scientifica, se è falsificabile. Sì, assolutamente. Almeno secondo me sei stato chiarissimo e soprattutto abbastanza evidente rispetto a quello che sta accadendo. Tra l'altro anche molto attinente a quello in cui ho trattato più volte la botteguccia, perché insomma abbiamo un'altra visione, ragazzi. Se fate il parallelo, chi ha visto il video che ho fatto, i due video che abbiamo fatto con Dagon, chi non li ha visti li vada a rivedere, insomma, in relazione al trittico. Al trittico della divinità e al trittico della demonità, se vogliamo chiamarla così, ma insomma sembra essere evidente, sembra che Francesco ci abbia dato un'altra motivazione a quello che potrebbe essere la creazione sempre più frequente di aberrazioni umane anche relative alla violenza e quant'altro. Ci stiamo allontanando effettivamente dalla divinità e c'è poco da dire. Guarda, io volevo dirti una cosa, cioè siamo arrivati al punto che esiste in Occidente, esistono madri che stuprano i figli, esistono madri che stuprano i figli, cioè i propri madri Sì. stuprano i propri figli o che fanno stuprare i propri figli per divertimento, li mettono in rete, gli fanno i filpor, cioè siamo a un livello di perversione e di subumanità, cioè siamo scaduti in qualcosa di boh. Su cui riflettere, appunto, solo questo non è un bacchettone, figurarsi, non voglio No, fare no. nessuno, però insomma. Ci mancherebbe abbastanza chiaro, anche perché insomma l'abbiamo dimenticato che cosa siamo davvero, però in realtà c'è la possibilità di ricordarlo, però probabilmente in una nuova era, allo scoccare della nuova età dell'oro. Guarda, per tutte le religioni, per dire una cosa, il vero centro dell'intelletto è il cuore. Sì. Qui c'è la ragione e qui c'è l'intelletto, perché qua batte il sangue, qua si pompano flussi vitali e qua ci sono, e qua c'è la nostra scintilla divina. È questo che si può connettere con Dio. Sicuro non è questo. Ok. E, senti, vuoi farci una descrizione generale di come è diviso un ciclo cosmico, che poi sarà anche utile, insomma, Noi parliamo. possiamo fare in questo modo, noi possiamo prendere Genon e ci atteniamo in maniera ortodossa a quello che ha scritto Genon, perché quello che ha scritto Genon sta iniziando a influenzare le ricerche archeologiche. Io ho studiato delle ricerche archeologiche che dicono che adesso studiano attraverso i simboli di Genon certe cose, quindi insomma Genon è entrato nell'alveo delle accademie, quindi lo usiamo.
Sì, assolutamente. Però dovete sapere che per i persiani e per i greci il grande anno era composto da 12.000 o 13.000 anni. Ok. Partiamo da questo. Il Manvatara è fatto di 5 grandi anni. Ok. Il Manvatara è composto di 64.800 anni. Okay. Adesso noi sappiamo che un ciclo della precessione degli equinozi dura 25.920 anni. Sappiamo quindi che 12.960 anni è una cifra esatta di un grande anno, sì, che rappresenta la metà del ciclo della precessione degli equinozi. Sì. Possiamo anche sapere un'altra cosa, che nel Manvatara c'è un numero, è un numero un po' oscuro. Cioè, nel Manvatara c'è questo numero, 4.320. E allora che non si interroga e dice, ma se il numero è 4.320 e se quelle dei quattro yuga appunto sarebbero date dalla scomposizione di questo numero, che però non vuol dire nulla, noi come facciamo a capire che senso ha questo numero? Okay. E quindi non è un matematico, no? Matematico, laureato in matematica, quindi un cretino, che dice 4.320 corrisponde a 360 per 12, che è un numero della divisione geometrica del cerchio, così, okay, che il numero non c'è nulla di arbitrario. E siccome i numeri vanno, e poiché a causa della corrispondenza, scusate ma devo leggere proprio perché se non si capisce, tra l'aritmetica e la geometria è normale che tale divisione si effettui secondo i multipli di 3, di 9 o di 12. Questa osservazione, sebbene fondamentale, non permetterebbe tuttavia di andare molto lontano nella determinazione dei periodi ciclici se non si sapesse che la base principale di questi nell'ordine cosmico è il periodo astronomico della precessione degli equinozi, la cui durata è 25.920 anni, per cui lo spostamento dei punti equinoziali è di un grado ogni 72 anni. Questo numero 72 è precisamente un sottomultiplo di 4.320, 72 per 60. Sì. E 4.320 è a sua volta un sottomultiplo di 25.920, 4.320 per 6. Ok. E il fatto che la precessione degli equinozi si trovi nei numeri connessi alla divisione del cerchio costituisce una prova ulteriore del carattere veramente naturale di queste divisioni. Ma il problema che ora si pone è il seguente: quale multiplo e sottomultiplo del suddetto periodo astronomico corrisponde effettivamente alla durata del Manvatara? E torniamo a 13.000. Ma perché quindi sono 5 anni? Perché ovviamente 5 sono gli elementi del cosmo, perché c'è sempre un elemento che contiene tutti gli altri, che è l'etere, che contiene l'acqua, il ferro, scusate, l'acqua, il fuoco, l'aria e la terra, che sono i quattro principi delle potenze degli elementi. Okay. L'etere che li contiene tutti perché è il motore immobile. E così come un ciclo è fatto da quattro fasi, quattro yuga, però c'è il motore immobile che è oltre, che deve rappresentare un grande anno, che viene suddiviso poi nel tempo per i quattro yuga, quindi la divisione si effettua non più per quattro parti, ma per cinque. E quindi uno yuga quanto dura? I yuga ovviamente durano in fase, come si dice, come ti posso spiegare? Il primo yuga vale quattro parti, okay, il secondo yuga vale tre parti, il terzo yuga vale due parti, il primo yuga vale una parte. Sono progressivi, ok. È una suddivisione che da 4, 3, si accorciano. Sì, in maniera, sì, sì. In maniera geometrica. Sì. E quindi, ovviamente, il primo yuga è equivale a due parti di queste cinque. Quindi dura esattamente quanto un ciclo di precessione degli equinozi. Ok, e lì ritorna quindi il collegamento con un calcolo che diventa assolutamente scientifico e che non è campato per aria, insomma. Esatto. No. Però io, rispieghiamo anche, scusami? Ci interessa proprio quello, che sia a livello astronomico che ha determinato
poi questa roba, o che comunque è contenuta all'interno del Rig Veda, delle verità che hanno consentito all'uomo di capire queste cose. Ecco, siccome sei partito, siccome sei partito direttamente con dei calcoli matematici che ci hanno riportato a vedere che c'è una corrispondenza con la precessione degli equinozi e che quindi non si tratta di numeri che discendono dal mito, come qualcuno vorrebbe dire, riusciamo a dare velocemente, perché siamo quasi in chiusura, un'idea però per chi non ne ha, chi vede questo video per la prima volta e chi non ha idea di che cosa significa uno yuga e che cosa, che porzionamento hanno praticamente? E perché noi siamo nel Kali Yuga? Ma noi siamo nel Kali Yuga del nostro ciclo. Esatto. Un ciclo all'interno di milioni di cicli. Esatto. È un ciclo corto perché noi siamo alla fine, quasi alla fine del ciclo, siamo oltre la metà del ciclo cosmico. L'universo dovrebbe durare 26.000 anni, un ciclo, dicono, 26 miliardi di anni, adesso siamo oltre 13 miliardi, anche sulla Terra. E la Terra ha 10, e il Sole ha, può vivere 10 miliardi di anni, mi sembra, o sbaglio? Sì. E siamo oltre 5 miliardi, quindi siamo in un periodo discendente da tutti i punti di vista. I cicli poi si vanno, questo ciclo poi quando terminerà ci sarà un altro ciclo. Ma tutti i cicli si suddividono in quattro parti, perché la quadripartizione è una divisione naturale. Cioè l'uno genera il 2 e il 3, a livello numerologico, l'uno contiene questi altri due numeri che sono i tre numeri dei principi metafisici, ok? Il 4 è il numero cosmico, cioè della rappresentazione del tempo e dello spazio, quindi i numeri a livello hanno un valore simbolico anche, è per quello che si divide sempre il 4, ma perché questa è una divisione appunto, come dice, che non naturale. Poi se volete prendiamo, approfondiamo in un'altra puntata, cioè stanno proprio gli studi di Kenon sul calcolo infinitesimale e su tutto il valore simbolico dei numeri, lo spieghiamo bene, però i numeri hanno un valore naturale. Sì, no, io ti dicevo semplicemente il fatto che magari c'è gente che, ci sono degli amici che non sanno proprio di che cosa stiamo parlando, e ragazzi, gli yuga sono delle divisioni praticamente del ciclo cosmico con un abbassamento continuo della nostra immedesimazione con il divino, praticamente andiamo è una caduta. Scusami, tu parli della caduta. Esatto, sì, parlo sì, di che cosa fisicamente significano età dell'oro, età dell'argento, età del bronzo. È la caduta di Abramo, nient'altro. Noi man mano che cadiamo smariamo il contatto col divino, affondiamo sempre di più nella materia finché arriviamo al ferro. Esatto, e a noi ci è capitata la sfiga. Metallo impuro, passiamo dalla luce divina del sole all'oscurità della materia, perché il ciclo noi decadiamo e ci allontaniamo sempre di più dal principio che ci ha generato. Esatto, e siamo praticamente, ragazzi, a... No, ma vai tranquillo, figurati, c'è il passaggio, insomma, nell'età dell'oro, il Kirta Yuga, il Tetra Yuga, il Dvapara Yuga e poi il Kali Yuga, e ragazzi praticamente noi, vabbè, in questa incarnazione, in questa cristallizzazione, in questa materializzazione, chiamatela come volete, in cui noi purtroppo siamo talmente lontani dal divino da non riuscire neanche più a ricordare che qual è la nostra appartenenza, ci tocca da vivere e da morire nel peggiore di tutti gli yuga, sostanzialmente il più materialistico. Aspetta, alla fine dello yuga arriva la Gerusalemme Celeste, che è la quadratura sì. del cerchio, e il giorno del giudizio non è un giorno negativo, ma un giorno in cui c'è la piena beatitudine, perché dopo la quadratura del cerchio c'è la circolatura del quadrato, quando il rubinetto si chiude poi si riapre. La Gerusalemme Celeste, che è diciamo rappresentata in forma di vita minerale, perché il minerale quando è maturo brilla, quando tutto decade ci salva il tamasico, ci salva il minerale che è esploso, che è maturato, no? Sì. E voi sapete cosa abbiamo scoperto con un mio amico che è un pittore, abbiamo fatto le ricerche, che adesso nella Terra si sta generando, sai che c'è lo smeraldo, l'occhio di Lucifero, no? Il santo grande. Sì. Quell'oro è la coppa intagliata con l'occhio di Lucifero, che è uno smeraldo. Sì. Sapete, no? Sì. Tu sai che cos'è? Sì. Quando c'è la caduta, no? L'angelo decade, Lucifero, Dio gli porta via il suo terzo occhio, che è l'occhio di Shiva. Esatto, sì. Okay? Il terzo occhio è rappresentato da uno smeraldo. Da questo smeraldo poi i druidi hanno intagliato il Santo Graal. Perché sì. I druidi sono i custodi del Santo Graal.
poi sono i Cavalieri Templari, poi potremmo parlare. No, vabbè, per carità, ma più che altro perché non abbiamo tempo per farlo. Non mi piacerebbe che parliamo, stiamo parlando tutto a livello metafisico e simbolico. Fatto sta che nel centro della Terra adesso dovete sapere che da un po' di tempo hanno scoperto i mineralogi, i geologi, si crea un metallo naturalmente in cui l'argento e l'oro hanno creato questo ibrido che è il verde Electra. Ah, ok. Proprio alla fine del Kali Yuga riappare Stocchio di Lucifero, no? Sì. Cioè, mo siamo... Sì, tutto ciò di cui... Siamo in Dio, e io ci credo, quando si vedono questi simboli, uno fa delle connessioni, dice, se la Gerusalemme celeste è al centro della caverna, nel cuore della montagna, dove si sono nascosti i custodi del segreto, che sono poi i druidi, no? Che sono quelli di cui parla sempre quel popolo che si dice sta al centro della terra, la terra calda. Sì. Che... No? E però appunto, se poi nel centro della terra sorge questa roccia spontanea, quando proprio dovrebbe essere la natura tamasica che prevale, la natura minerale, che è la materia, che però poi brilla nel centro della terra, e allora forse questo è un segno di Dio che ci possiamo riprendere. E se brilla questo smeraldo al centro della terra che è verde, magari un nuovo arcobaleno, ci sarà un bel raggio centrale verde, che poi è il colore magari dell'Islam, magari l'Islam sarà una nuova civiltà che prenderà sulle altre, io non lo so, però gli islamici sono possibile, tanti. Chi lo sa? Sono tanti, c'è uno scontro di civiltà, l'Occidente ha smarrito se stesso, io spero che lo ritrovi, però vedo che c'è un Islam che oltre a essere un Islam prepotente come un Islam qua, che è un Islam che a me non piace molto, non credo neanche che sia molto islamico questo Islam, c'è un Islam magari che è quello dell'Iran, c'è un Islam che è quello dei palestinesi che stanno subendo una guerra feroce, c'è l'Islam del Libano, c'è l'Islam di gente che sta soffrendo le pene dell'inferno, e, insomma c'è tanto razzismo, tanta incomprensione, tanta voglia di accusare gli altri, tanta voglia di creare scontri di civiltà, ma non piace. Mi voglio tirare fuori da questa roba, e quindi vorrei dire, non è che questo verde che è la bandiera dell'Islam, visto che Maometto è il sigillo dei profeti e lo è, boh, a livello gnoseologico, non lo so, l'hanno accettato praticamente tutti, e quindi diciamo, io non voglio essere islamico, a me va benissimo il cristianesimo a casa mia, però magari tra un po' ci sarà tanto Islam e magari un po' meno di Occidente, e quando ci sarà un po' meno di Occidente ci saranno meno guerre, perché le guerre le facciamo noi di fondo. Sì, nella maggior parte dei casi sì, e ti stavo dicendo, potrebbe anche essere questo il motivo per cui in particolare c'è una cosiddetta nazione, chiamiamola nazione, chiamiamola popolo, che in particolare si accanisce necessariamente contro l'Islam in maniera più evidente di tutte le altre, che guarda caso ha una funzione anche materialistica abbastanza evidente in questo sì, periodo storico. C'è pure da dire che l'Islam non protegge i palestinesi, non è compatto, perché non è possibile che questi fanno quello che vogliono, quindi è colpa anche dell'Islam, soprattutto dell'Islam. L'Egitto cosa fa per la Palestina? Ma guarda, io ti lancerei una provocazione che eventualmente noi dobbiamo tradurre in un'altra puntata, perché ti direi, non è che queste forme in realtà non compatte e pseudo modificate del cristianesimo che non è più esoterico, dell'Islam moderno, siano anch'esse figlie di qualcuno che questa situazione la vuole e che l'abbia, come dire, che si sia introdotto all'interno, c'è qualcuno che intende il cristianesimo papalino a partire da San Paolo come un fantoccio del sionismo, quindi c'è io non credo, io credo che il cristianesimo è riuscito a mantenere l'unità in Roma e in Europa per molto tempo, finché non sono arrivate le scissioni di nobili, prima le casse di nobili anche con Costantinopoli, poi dove si è inserito l'Islam e poi lo zar di Russia o la chiesa ortodossa greca che hanno voluto rinnegare l'unità del Vaticano. Io credo che già comunque quando si crea una molteplicità invece che un'unità ci sia un problema. Poi dopo di questo, poi, cioè, nel senso, se c'è un'unità spirituale ci dovrebbe essere una chiesa. La chiesa doveva essere quella di San Pietro a Roma, poi magari anche quella ortodossa era legittima, però già si è creata una divisione, ma il vero problema, che non si può imputare agli ortodossi perché gli ortodossi sono cristiani, lo sono per davvero, si crea con Lutero, si crea con i protestanti, si crea proprio in Germania. Sì. Quindi, insomma, i tedeschi li vedo colpevoli di questa disunità, e se Roma invece è rimasta unita e salda è proprio grazie al cristianesimo. Quindi da quando il cristianesimo è stato
depotenziato dall'interno, prima dai luterani, poi dagli anglicani, e invece il cristianesimo doveva resistere in Spagna e Portogallo, e la gente era cristiana anche fino a 50 anni fa, insomma. E allora magari su questo argomento ti chiamerò per fare del contenzioso in un paio di puntate che farò. Io sono pro cristiano, cioè io sono pro ortodossie, e i monoteismi sono arrivati proprio perché comunque quelle antiche religioni scadevano il paganesimo. Okay. Un'antropomorfizzazione degli dei, che invece all'inizio erano potenze, erano mus, numen. Il nobile di Roma era investito per il diritto, era imperiale, i culti erano familiari, le famiglie loro erano i figli degli dei. Sì, sì, sì. Io la battuta sul Kali Yuga l'ho fatta semplicemente perché fin tanto che non si verifica la Gerusalemme, dobbiamo viverci una serie di reincarnazioni samsariche ancora senza ricordarci probabilmente di quello che stiamo vivendo. Questo sì, perché in ogni momento, se non ci ricordiamo di dove viviamo, ci reincarniamo in qualcosa di peggiore, scadiamo in basso, andiamo in esatto, era questo il riferimento. Noi abbiamo presente quello che siamo e quello che dobbiamo essere. Ma ragazzi, ma mica vorrei faccio un esempio. Lo sapete chi era il Gulua? C'è stata i Gulua, che erano una tribù del popolo primordiale. Questi dovevano essere conquistati a Panama dai soldati che avevano invaso. Li hanno ammazzati tutti con le lance e poi hanno piantato la bandiera con la svastica dell'unità primordiale. E loro sono loro. Da 40.000, sono 40.000, sono là da sempre e sono ancora là. 200 anni. Sì. E sono la dimostrazione che chi ha conosce se stesso ed è se stesso, e quelli là non sono popoli degenerati con lo sciamano, quelli non fanno i riti e ammazzano la gente come Maya. Chiaro. Sono popoli di finissima cultura che hanno tutto un simbolismo, come i popoli peruviani. Rimangono fedeli a se stessi e fedeli all'essenza. Esatto. Sì, ci sono delle piccole comunità che possono sopravvivere a tutto. Sì. Non ci siamo, cioè noi non siamo obbligati a vivere per forza come ci impongono, non è vero. Ci siamo detto, sto dominio, 4 miliardi di esseri umani non hanno ancora internet. No, infatti. Volevo dire. Infatti. Va bene, Francesco, dimmi. Credo lo vogliono. Non ho capito. Lo vogliono tutti. La Cina ha lasciato mezza popolazione senza internet. E secondo me perché non vuole tutta sta modernità, la vuole vendere. Credo anche questo. E forse non hanno torto. Anzi. Ma magari questa cosa si dovrà approfondire, però da quello che vedo è che la Cina è molto più propensa a portare le sue infrastrutture fuori per sfruttare... per sfruttare il resto, certo. Sì. Piuttosto che farla a casa sua, dove sta cercando di levare un po' di schifo, anche perché la mondezza la fa sempre in Mongolia, la fa sempre... ai confini fuori, non vi fa mai in centro la pulisce. Va bene, Francesco, è stata una puntata, adesso dobbiamo chiudere che abbiamo tirato più lungo dell'ora e niente che dire, sei un pozzo di conoscenza incrociata, spero che i nostri amici apprezzeranno, sono sicuro che apprezzeranno, e anche perché tra l'altro nell'ultima parte in particolare abbiamo parlato di cose che si possono definire in qualche maniera attualità della nostra vita, della nostra essenza, quindi vanno oltre quello che è insomma il concetto di tempo, quello con cui abbiamo incominciato la puntata. E che dire, io ti ringrazio di essere stato con noi, veramente tanto. Io spero di essere stato chiaro. Ci ho provato. Sì, nel caso in cui ciò non sia, ovviamente invito tutti gli amici, oltre a seguire il canale, a seguire anche il canale Telegram, a fare domande. Insomma, a cui possiamo rispondere senza nessun problema su tutti i dubbi che ci sono ed eventualmente approfondirli. Grazie a te. Fidelità. E figurati, è veramente un piacere. Grazie mille a tutti, ragazzi della Botteguccia. Ci vediamo, canaglie dell'informazione alternativa. Ci vediamo su tutti i programmi della Botteguccia, anche del nuovo canale Bellum Perenne. Alla prossima occasione, che oramai stanno diventando tante, fra pillole, questo canale, l'altro, eccetera. Va bene? Passate una buona notte. Ciao.